Ciao a tutti, oggi esploreremo un tema molto affascinante per me, il parallelismo tra l'hiking, il trekking ultralight e la crescita personale. Se sei un appassionato di escursionismo, di cammini o se semplicemente sei interessato a come alleggerire il carico nella tua vita, questo video fa sicuramente per te. L'hiking ultralight non è solo una pratica, ma una filosofia. Si tratta di portare con sé il minimo indispensabile per rendere l'esperienza di cammino più leggera e godibile possibile. Ma come possiamo applicare questa sorta di filosofia alla nostra crescita personale? Nell'approccio ultralight, ogni oggetto nello zaino è attentamente valutato e pesato. Il suo peso è giustificato dalla sua utilità. Analogamente, nella vita possiamo esaminare le nostre abitudini, i nostri pensieri, le nostre relazioni, le nostre azioni e chiederci quindi: questo mi serve davvero? Aggiunge valore alla mia vita o è solo del peso inutile? Liberarsi dagli eccessi può portare a una maggiore chiarezza mentale e a una esistenza più soddisfacente. Infatti, ogni scelta di equipaggiamento in una escursione ultralight è molto critica. Questo ci insegna l'importanza della consapevolezza in ogni decisione che noi dobbiamo prendere quotidianamente. Sia che si tratti di scegliere quali impegni accettare o quali battaglie combattere, la chiave è concentrarsi su ciò che è essenziale, che ci rende più felici e produttivi. Un hiker ultralight deve essere pronto ad adattarsi a condizioni mutevoli, usando le risorse disponibili nel modo più efficace possibile. Nella vita la resilienza e l'adattabilità sono fondamentali per superare ogni ostacolo che ci potrebbe arrivare davanti e quindi per crescere. La capacità di adattarsi, come diceva il buon Darwin, e cambiare percorso, persino ripartire da zero, sono delle competenze preziose in ogni ambito della nostra vita. L'essenza dell'hiking ultralight è godersi il viaggio più che la destinazione. Analogamente, nella crescita personale, il percorso che percorriamo con le sue sfide e le sue scoperte è spesso più significativo delle mete che raggiungiamo. Imparare a godere del qui ed ora, celebrando ogni piccolo successo e ogni piccolo passo, ci renderà sicuramente più presenti e più in grado di essere grati. Così come l'hiking ultralight può trasformare un'escursione in un'esperienza più libera e gratificante, l'applicazione di questi principi nella nostra vita può liberarci da pesi inutili e aprire la strada a una crescita personale autentica e significativa. Ricorda, alleggerire il carico non significa avere meno, ma avere di più di ciò che veramente conta. Io sono uno psicologo e continuo a esplorare con te vie per una vita più leggera e soddisfacente. Non dimenticarti di iscriverti al canale per contenuti come questo. Ci vediamo nel prossimo video.